Arriva in Liguria, in riva al mare, la prima vittoria in Serie B per il Brescia Calcio Femminile. Al comunale Nazario Gambino di Arenzano, le leonesse giocano un match di alto livello e tornano a casa con un perentorio 4-0 ai danni del Genoa. In rete Luana Merli, doppietta, un gol sul rigore, Fragas e Kustrin. Per Merli e Kustrin, prime gioie stagionali. Mister Seleman può sedersi per la prima volta in panchina dopo aver scontato la squalifica. Il suo Brescia va in campo con il 4-3-3, Lugli in porta, difesa formata da Viscardi, Galbiati, Perin e Fracaros, Braida, Magri e Cristina Merli a centrocampo con Kjolmann, Brakas e Luana Merli in avanti. Arbitra Falleni di Livorno. Il Brescia parte subito aggressivo, pressing altissimo a soffocare tutte le fonti di gioco delle padrone di casa che sbagliano tantissimo in disimpegno. Al settimo il primo squillo di Fracas che colpisce di testa da corner ma debolmente. Al decimo il vantaggio del Brescia, segna Luana Merli che batte sul primo palo Macera su una bella imbucata di Kjolmann. Il gol incassato a freddo stordisce il rossoblu e meno di 2 minuti dopo capitano di nuovo. Stavolta è Fracas a insaccare a porta vuota da 2 passi su assist di Luana Merli dopo lo splendido break e galoppata in avanti di Fracaros. Le leonesse gestiscono palla con relativa facilità, rallentando e accelerando il gioco a piacimento. Al 21esimo ci prova Braida dalla distanza, pallone largo. Al 27esimo, occasione Brescia con Kjolmann che salta 4 avversari ad entrare, ma la sua conclusione è centrale. Macera in 2 tempi fa suo il pallone. Al 31esimo si fa vedere il Genoa, pallone perso da Braida, Parodi entra in area e calcia in caduta, ma c'è l'intervento provvidenziale di Galbiati che va in corner. Sull'angolo seguente ancora Parodi a colpire sul primo palo, ma Lugli è attenta. La risposta del Brescia non si lascia attendere. Al 33esimo Fracas va al tiro sul suggerimento di Cristina Merli, ma la conclusione dell'attaccante originaria proprio di Genoa è svirgolata. Al 43esimo ci prova Magri dalla distanza, ma c'era pare in 2 tempi. Al 45esimo Genoa pericoloso con Bargi, lanciata in profondità. Lugli esce ma non trova il pallone e viene colpita dall'attaccante in corsa. L'azione comunque era stata fermata per fuorigioco. Nella ripresa il Brescia mette subito le cose in chiaro. Al secondo, l'errore in disimpegno del Genoa favorisce Kjolmann che entra in area ma viene stesa da Parolo. Dal dischetto Luana Merlino sbaglia e spiazza Macera. Al quarto, colpo di testa di Braida, pallone fuori di poco. Al quinto, occasione Genoa con il filtrante per Bargi che arriva davanti all'Ugli ma è decisivo l'intervento in scivolata di Viscardi. All'11esimo tiro di Magri dalla distanza, pallone centrale. Al 35esimo il gol dello 0-4, segna Kustrin con un tocco sotto misura su assist di Braida al termine di una mischia. Al 36esimo pallone buono per Vavassori, servita in profondità da Magri, la conclusione dell'esterno però è svirgolata da buona posizione. Al 45esimo Genoa pericoloso con Bargi che su un traversone da destra non riesce a deviare in porta. Dopo 3 minuti di recupero finisce tra gli applausi dei supporters del Brescia giunti ad Arenzano per sostenere le leonesse, 3 punti meritati che fanno morale per le ragazze di Seleman che vanno così alla sosta del campionato. Domenica non si gioca, Brescia sarà impegnato venerdì sera al Centro Sportivo Mario Rigamonti in amichevole contro il Como.